Ciao a tutti, nell'ultimo video avevo accennato che avrei parlato del Tao e del Te, della via e dei suoi attributi. Contrariamente a quanti molto pensano, il Tao non è questo simbolo qua. Questo diagramma è il Taijitu ed è universalmente noto come il simbolo dei taoisti, ma in realtà è un simbolo che si può ritrovare in diverse culture, anche in alcune antiche culture occidentali come quelle dei Romani, degli Etruschi e dei Celti. Ovviamente queste culture non sono legate tra loro, ma il simbolo stesso si presta benissimo alla multiculturalità, infatti il cerchio rappresenta il tutto e le due parti, quella nera rappresenta lo yin, il principio femminile, il principio oscuro, e lo yang rappresenta il principio luminoso, il principio maschile. Bisogna dire che questo simbolo non rappresenta, come molti dicono in Occidente, il bene e il male, rappresenta infatti due complementari opposti e dentro un'area e dentro l'altra c'è un punto dell'altro colore, perché i due principi, il maschile e il femminile, sono in continua trasformazione tra loro. Ovvero uno si trasformerà nell'altro e il principio universale non è costante. Infatti, il primo verso del Tao Te Ching recita: il Tao di cui si può parlare non è un Tao costante o eterno. Questo significa che nulla della nostra realtà è eterna e costante, ma è continuamente mutevole. L'altro significato di questo verso è che il Tao supremo, quello di cui non possiamo parlare, è qualcosa di assolutamente imponderabile. Ma che cosa significa Tao? Beh, il carattere stesso cinese ci aiuta a comprendere il suo significato. Infatti è composto dal carattere testa e muoversi, quindi praticamente vuol dire andare avanti ed è interpretato ovviamente come via, percorso, ma ha un significato simile a quello dell'inglese way, ossia non è soltanto la via come percorso, ma anche come metodo, un concetto che si può trovare anche in greco. Metodos deriva da odos, muoversi, quindi metodo è sempre qualcosa di concettualmente simile, andare avanti. In questo modo Tao acquisisce anche il senso di razionale, modo giusto, il principio, un concetto del tutto simile a quello greco di logos. Ma benché sia facile ricostruire il significato etimologico di Tao, il suo significato è un po' più complesso. C'era qualcosa di caotico e perfetto prima che il cielo e la terra nascessero. Silenziosa, vuota, sta da sola e non cambia. Gira intorno, instancabile. Si può considerare la madre dell'universo. Io non conosco il suo nome, ma la chiamo con l'appellativo Via. Sforzandomi di classificarla, la chiamo grande. Grande significa oltrepassare, oltrepassare significa andare lontano significa tornare. Qui è chiaro come si vede che il significato originale di Tao è andare avanti, oltrepassare, ma è chiaro anche che il Tao è il principio universale, il principio cosmico. Il Te invece è solitamente tradotto con il termine virtù. Il suo carattere cinese è composto da dritto, cuore e uomo, quindi letteralmente vuol dire la rettitudine del cuore dell'uomo, la sua benevolenza. Ma la virtù in Occidente ha un senso etimologico nel latino, proviene da vir, quindi è la caratteristica proprio dell'uomo, del maschio. Il Te invece è più propriamente una forza interiore, è il senso morale per i confuciani, l'integrità per i taoisti. La via le fa nascere, la virtù le nutre, la materia dà loro forma, le forze le portano a compimento. Perciò, fra tutte le creature, non c'è nessuna che non onori la via e non apprezzi la virtù. Che la via sia onorata e la virtù sia apprezzata, non l'ha proprio ordinato nessuno, ma è cosa normale e spontanea. In conformità al Te, Lao Tzu consiglia sottilmente di andare oltre quelle convenzioni sociali e tradizionali che rafforzano la nostra idea di ego. La ragione per cui ho una grande afflizione è che ho un io. Se non avessi un io, come potrei avere un'afflizione? Perciò, se dai valore a te stesso quanto al mondo, se ami te stesso quanto il mondo, ti si può affidare il mondo. Quindi il saggio taoista non è virtuoso in quanto si pone una norma etica, ma in quanto segue il suo spontaneo traboccare dell'essere. In lui egoismo e altruismo coincidono del tutto. Lao Tzu quindi ci sta indicando i suoi tre tesori: compassione, equilibrio e umiltà, le tre caratteristiche che il saggio taoista deve mantenere per essere aderente al Te, quindi incarnare gli attributi del Tao.